Il comune di Fano Adriano e l'associazione Itaca ETS hanno acceso un faro di speranza per le aree interne d'Abruzzo con il progetto Officine del Gran Sasso. Un'importante iniziativa finanziata dal PNRR Next Generation che mira a rivitalizzare socio-economicamente i comuni colpiti dal sisma del 2016-2017, creando un ecosistema favorevole per l'avviamento e lo sviluppo di attività imprenditoriali. È un progetto realizzato appunto tramite l'ente beneficiario che è il comune di Fano Adriano e l'ente attuatore che è la società Itaca, che è un'associazione di terzo settore. Sono stati intercettati 300.000 euro, cosa abbastanza non usuale, per rilanciare le aree interne. Io, come dico spesso, quando riusciamo a fare qualcosa per queste aree interne che hanno avuto la fortuna di essere state benedette, create dal creato appunto e abbandonate un po' da tutto, riusciamo sempre a valorizzare queste aree. E con questo progetto ci riusciremo, cercheremo di fare impresa, cercheremo appunto di portare un po' più di visibilità e un po' più anche di concretezza su queste aree. Con un finanziamento di 300.000 euro dall'Unione Europea, il progetto si estenderà fino a giugno 2025, periodo durante il quale si prevede di trasformare la sala dell'ex ostello in un vivace spazio di co-working con 6 postazioni, fornire 350 ore di assistenza gratuita a imprese nascenti, realizzare 12 laboratori tematici e 10 eventi per coinvolgere 360 utenti, produrre 2 studi di fattibilità e avviare un programma di accelerazione per supportare almeno 14 imprese. Essenzialmente si sviluppa in 6 assi l'intervento: la rifunzionalizzazione di uno spazio nell'ex ostello nel comune di Fano Adriano per ospitare co-working, laboratori e attività formative, un'attività di supporto alle imprese articolate in uno sportello fisico e virtuale per promuovere la nuova imprenditorialità, un programma di accelerazione rivolto alle imprese nascenti e a quelle che desiderano invece velocizzare il loro ingresso nel mercato, come dicevo, una serie molto nutrita di laboratori tematici, appunto sugli asset principali del territorio di riferimento, postazioni di co-working all'interno della sede rifunzionalizzata, una serie di eventi di animazione territoriale e infine, a corredo di tutto, un programma di ricerca e sviluppo su alcune filiere chiave del territorio.